Bentrovati a una nuova puntata dell'Alpino. Lo sport è un'attività fondamentale per le penne nere. Di recente si sono tenuti due importanti eventi sportivi. Si tratta dello slalom gigante di sci e dell'annuale gara di tiro a segno. Ne abbiamo parlato con il responsabile sezionale per quel che riguarda le attività sportive, Gualtiero Quattrini. Le immagini che vedete sono di Valerio Marangon. È stato effettuato il 53esimo campionato nazionale di sci di slalom gigante domenica 24 marzo 2019. Dunque noi abbiamo partecipato alla località Alleghe, che è sulle Dolomiti, un posto magnifico organizzato dalla sezione di Belluno e dal gruppo Monte Civetta di Alleghe. Siamo partiti al mattino presto col pulmino guidato dal nostro consigliere Franco Pavesi. Abbiamo partecipato con due aggregati e tre atleti soci alpini. Gli aggregati sono arrivati tutti e due, diciamo, e sono arrivati al 19esimo posto come gruppo di Piacenza. E gli alpini invece, due sono usciti, sono rimasto in gara solo io, per fortuna, e siamo arrivati 37esimo. La gara è stata vinta dalla sezione di Trento, la seconda classificata è Belluno, la terza è Bergamo. Fair play e agonismo, il 6 aprile si è svolto il 12esimo torneo di tiro a segno della sezione di Piacenza. Oltre alla tradizionale specialità della carabina ad aria compressa alla distanza di 10 metri, come lo scorso anno, c'è stata la possibilità di sparare con la pistola ad aria compressa sempre a 10 metri. I partecipanti sono esattamente, per quanto riguarda gli atleti, sono 41, di più un aggregato 42. I partecipanti alla gara con carabina sono stati 42, perché uno ha ripetuto la gara, e 16 gareggianti per quanto riguarda la pistola. La classifica relativa ai gruppi è stata vinta con la carabina dal gruppo di Vigolzone, il secondo Travo e terzo Carpaneto con 5 atleti. La gara con la pistola invece è stata, i gruppi che hanno vinto la gara con la pistola sono stati il primo Carpaneto, secondo Borgonovo e il terzo Pontenure. Per gli eventi del fine settimana vi ricordiamo sabato 13 e domenica 14 alle 19.30 alla sede degli Alpini di Sarmato un giro pizza benefico a favore delle attività della protezione civile, e parte del ricavato verrà devoluto anche a un volontario la cui attività ha subito gravi danni a causa delle recenti calamità. E poi invece per le iniziative aspettando il raduno, ovvero verso il raduno che si terrà il 19 e il 20 ottobre a Piacenza, il raduno del secondo raggruppamento che porterà in città oltre 20.000 alpini. Sabato 27 aprile all'oratorio parrocchiale di San Giuliano, organizzato dai gruppi della Bassa Valdarda, c'è una serata con i cori e si esibiranno i cori Ana Valtidone e Cai di Cremona. Dunque l'appuntamento è per sabato 27 aprile all'oratorio parrocchiale di San Giuliano. Per questa puntata è tutta, l'Alpino ritorna puntuale giovedì prossimo a partire dalle 20.10 su Telelibertà.